Lei si era laureata in lingue. Come è arrivata alla pittura? Dunque, il mio rapporto con la pittura nasce proprio dall'esigenza di sorpassare il codice e di liberare un po' con la pittura il colore e quella che è la pulsione un po' dell'essenza. Questo rapporto con l'essenza l'ho sviluppato pian piano appunto attraverso gli studi letterari, soprattutto ecco, dalle letture di alcuni filosofi che mi hanno nutrito particolarmente. E, ecco, sono arrivata all'Accademia di Monaco con questa ricerca di poter liberare proprio questa pulsione, questa pressione. E questa mostra in pressione cosmica vuole forse documentare alcuni punti di questa pressione, dove ci sono proprio degli scarichi di elettricità come in quelle preposizioni, e mettere un po' a fuoco questo gioco dell'energia, come in questo quadro etimo, che non può essere forse espressa con le parole, con alcune lingue. Ha avuto dei maestri, lei è stata in Giappone. Questo ha significato qualcosa per questa sua avvicinarsi all'arte? Sì, senz'altro il Giappone è stato un po' quello il rapporto più forte con quella ricerca che avevo in mente, nel senso l'estetica giapponese mi ha sempre affascinato, anche l'essenzialità del gesto giapponese, e come nella scrittura, che c'è un modo anche di respirare la scrittura, un modo molto più spirituale. Ecco, ho avuto dei maestri particolari che prendevano tipo soltanto 5 allievi in un anno, quindi ho avuto proprio un rapporto privilegiato con questo tipo di studi. Il fatto di viaggiare molto, che cosa significa per lei? Non le piace, non si trova bene in Italia? Ma non è solo l'Italia, cioè il rapporto proprio con ogni struttura, con ogni sistema riduttivo, ogni qualvolta, proprio come Roland Barthes diceva, ogni volta proprio che uno si accorge di essere in una struttura, in qualcosa che riesce soltanto a dare degli stereotipi, devo assolutamente cercare di rivolgermi altrove, cioè questo modo di mantenere sempre un rapporto con la vita, un rapporto molto più libero da alcuni schemi. Schemi, esatto, sì. E qual è il paese in cui lei si è sentita meglio? Ma il rapporto con la Germania, diciamo, è privilegiato rispetto alle altre culture che ho, perché per via intanto del rispetto che ho avuto rivolgendomi a alcuni maestri, come all'Accademia di Monaco, ho avuto molta più sensibilità, molto più ascolto che la superficialità di altri paesi. Cioè c'è anche penso anche nella lingua come strutturata, anche un rispetto dell'idea maggiore. Cioè mi piace molto la lingua tedesca. Ha fatto mostre in Italia? In Italia parecchie, diverse a Roma, una a Teramo appena sono rientrata in Italia dal Giappone nell'85, e poi a Roma ne ho avute diciamo 12 in 2 anni, quindi abbastanza frequenti, ho avuto diversi sponsor, eccetera. Ha dovuto liberarsi dall'educazione e da tutto quello che era stata una parte della sua vita di ragazzina. Lei è nata in Abruzzo. E poi è vissuta molto fuori, ecco, ha dovuto faticare per uscire da questo involucro provinciale. Moltissimo, cioè, diciamo che all'inizio ho provato appunto a togliere tutti questi limiti e queste brutte sensi di paura che praticamente danno poi dei cliché di comportamento. Ho dovuto lottare parecchio, ecco, diciamo molto con la cultura, diversi posti. Che cosa vorrebbe che gli altri vedessero nei suoi quadri? Più che altro, ecco, che respirassero un senso di vibrazione, ecco, più che altro un senso di elettricità, di qualcosa che vibri, più che
la lettura ognuno, ecco, io spero soltanto di lasciare a ognuno la libertà di interpretazione, nel senso che i miei sono degli studi, dei tagli, delle sezioni quasi, di un rapporto di tensione, per cui è libera la lettura, anzi mi sono sempre affascinata nel vedere che tipi di lettura ci sono. Il colore, il disegno, si dice in arte tutti siamo figli di qualcuno. Ci sono dei maestri a cui lei si è in qualche modo ispirata? Ma senz'altro a me è piaciuto moltissimo il Kimura, che è appunto un pittore giapponese che adesso vive ancora a Parigi. E, altrimenti ecco Klee nella struttura e alcuni rapporti con il colore. Contemporanei, diciamo, ho alcune difficoltà di dire qualche nome particolare, però ecco già Tommaso Cascella alcune volte l'ho incontrato a Roma e ci siamo incontrati diverse volte a vedere questi tipi di sezioni, anche come abbiamo analizzato alcune strutture. Questa ricerca di espressione nella pittura la soddisfa? Ma senz'altro mi sento molto bene quando sento che arriva il momento che devo dipingere, perché non lo decido. E quindi quando succede questo atto è proprio un avverarsi, un verificarsi, qualcosa che succede, quindi è molto bello poi il senso dopo che c'è, quasi che riesca a fare qualcosa di segreto, di... Per questo mi sento molto bene. È critica verso le cose che fa? Sì, a volte non è che guardo le mie cose subito dopo averle fatte, ecco, le guardo magari dopo alcuni giorni di distanza e alcune cose le tolgo immediatamente. Sono molto critica in questo, perché sto cercando di fare un corpus, qualcosa che mi faccia un po' vedere una linea di condotta verso un'idea, un percorso di progetto, più che fare tutte cose diverse. Quindi lei, il suo modo di esprimersi in pittura attuale non è definitivo, cioè è una ricerca? È una ricerca, sì, esatto. E ancora lo vedo, sono molto felice quando riesco anche a analizzare dei rapporti con il pensiero, con delle tecniche diverse. C'è ancora una ricerca che penso sia molto importante, mettersi sempre su una base di ricerca e una base. Adesso per esempio mi interesso alla biologia e vedo delle cose interessantissime a livello di proprio queste sezioni della cellula. Sono affascinata, sto studiando adesso a Monaco questa cosa. E pensa di riportarle sulla tela? Sì, a volte ho già visto dei quadri di Klimt, di alcuni della scuola austriaca su alcune tele. È molto interessante vedere proprio che tipo di rapporto c'è con l'organismo umano, proprio anche con il corpo. Alcune volte, quando viaggio moltissimo, vedo anche un rapporto bellissimo di correspondance tra il corpo proprio storico e quello geografico. A volte riesco a vedere proprio delle persone mentre sto viaggiando o volando, così è molto bello questo. Si trova bene nel suo peregrinare per il mondo, con il mondo degli artisti, della sua età, dovunque? Ma diciamo è molto bello vedere, a volte ecco adesso tipo sono tornata da Londra da una settimana, sono andata al Royal College of Art, ho incontrato degli artisti che è bastato ecco vedere un lavoro per poi entrare subito in un universo di cose, di sensazioni che mi interessava moltissimo. È molto bello questo conoscersi e non conoscersi, questo rapporto così distante, perché secondo me, cioè il rapporto
È molto difficile per me spiegare questo agli altri, cioè tradurlo in una lingua comunicabile, che cosa sto facendo. A volte mi chiamano proprio nomade oppure, non so, diverse espressioni che hanno utilizzato. Ecco, tradurlo in una cultura comunicabile, questo mi è molto difficile, infatti se cerco di paragonare agli altri non riesco proprio a vedere un'armonia, ma per quello che mi dà a livello di sensazione spirituale per la mia continuazione è molto bello questo. Che cos'è che vede nel suo futuro o che cos'è che vorrebbe che si avverasse nel suo futuro prossimo? Ma questa è un po' forse la realizzazione di un'idea che è sempre stata lì forse nella mia natura e che cerco di riavvicinarmi a questo come per ritornare a un'unità che c'è sempre stata, solo che ha avuto delle difficoltà di verificarsi, ecco. Io parto un po' da un mondo delle idee in cui c'è un ottimismo enorme in questo verificarsi della persona, nel suo modo di essere proprio sulla terra, e vedo che pian piano con diversi sforzi riesco a denunciare tutte le cose che non mi piacciono sulla terra, le chiamo, le denuncio, così almeno appartengono, adesso sono sulla carta o sulla tela e posso continuare a questa ricerca del bello, del buono, insomma, valori positivi, senz'altro.